quello che dico io è importante il cuore. Questa è una comunità che abbraccia un'altra comunità nel nome di valori che sono per noi importantissimi, valori che sono a volte un po' desueti come l'amor di patria, il senso di appartenenza, anche semplicemente la solidarietà. Ecco, forse in questa scala di valori, nei valori della solidarietà, che cui si avvicinano più le genti che appartengono a questo territorio, ci ritroviamo anche noi. Quindi grande onore, un grande privilegio essere qua e avere la cittadinanza. E le truppe alpine, che sono un pezzo dell'esercito italiano, rappresentano anche una comunità particolare, insomma, la comunità della gente di montagna. Per rifarmi a cose che hanno scritto persone molto più importanti di me tanto tempo fa, lo spirito del montanaro è lo spirito dell'uomo semplice, quello della persona che al di là di tutto è in grado di affrontare i problemi, risolverli, disponibile per la sua comunità, che non si tira indietro, avvezzo a avere a che fare con i grandi freddi, con i cambi di stagione, anche a volte con quello che avviene di brutto nelle emergenze, però sempre con spirito partecipativo, con la voglia di fare, con la voglia di risolvere i problemi. E se questa è una delle qualità della gente di montagna, una qualità che ovviamente è anche delle truppe da montagna che hanno, diciamo così, in cui loro affluiscono. Siamo molto onorati e molto orgogliosi che il comandante delle truppe alpine abbia accettato questa nostra richiesta. È da un po' che speravamo di poterla fare, crediamo che gli alpini, non solo gli alpini congedati, ma soprattutto gli alpini in armi, facciano un grosso lavoro per tutti noi. Sappiamo benissimo che se noi viviamo così bene è perché tutte le forze armate comunque tutelano noi anche in scenari esteri. Noi abbiamo la fortuna di avere questo museo a cielo aperto, che è il Bosco delle Penne Mozze, che ricorda, come sappiamo, i morti in guerra. Crediamo che gli alpini non devono essere visti solo riferiti alle questioni belliche, ma noi gli alpini li troviamo tutti i giorni, li troviamo a tutelarci comunque nelle stazioni, nelle metropolitane, adesso con il progetto Strade Sicure. Quando ci sono le calamità, gli alpini sono, insieme alle altre forze armate, i primi a soccorrere comunque chi ha bisogno. Li abbiamo visti a Rigopiano, li abbiamo visti comunque in tutte le varie situazioni di bisogno e di necessità. Sono i primi ad essere presenti e gli ultimi ad andarsene. Svilupperemo una esercitazione e in veste un progetto che stiamo coltivando insieme con l'Associazione Nazionale Alpini. È un progetto che tende a valorizzare la sinergia tra le due componenti per offrire al Paese una capacità, diciamo, di intervento rapida, efficace e in tempi brevi. Avviato con una esercitazione che abbiamo condotto lo scorso ottobre, l'esercitazione Vardirex, e proseguirà secondo un percorso che intendiamo portare avanti sino al 2022. Ci sarà un'esercitazione ogni anno sempre sul esempio della Vardirex, per poi culminare con un'esercitazione in Lombardia, la Odescalchi 2022. Per noi è un privilegio avere l'onore di poter partecipare a questa esercitazione con le truppe alpine. Ribadisco che nell'ottica che ha sottolineato il colonnello, noi vogliamo predisporre una forza pronta ad intervento ed efficace in tempi brevi, quindi riusciremo a proporsi nel terreno con degli assetti misti che sono fatti dai nostri operatori, con cui abbiamo mezzi e capacità fino a un certo livello. Da quel livello in su avremo a fianco a noi l'esercito. L'esercito ci copre in quella parte che noi non siamo in grado di esprimere nelle prime fasi dell'emergenza, e proprio in questa ottica ci integriamo perfettamente. La nostra specialità consiste soprattutto nel ripulire il territorio dagli ordigni bellici, residui bellici che tutt'oggi ancora si ritrovano dalla prima e dalla seconda guerra mondiale. Noi nello specifico bonifichiamo le province di Trento e Bolzano, questa è la nostra principale attività qui in Italia. All'estero invece ci occupiamo anche della rimozione e della distruzione di ordigni improvvisati.
Sì, qui diciamo che c'è tutto quello che dal punto di vista alpino possiamo dire è il meglio. Da una parte gli alpini in armi, che voglio ricordare sono ancora una forte entità, sono oltre 12.000, e dall'altra parte gli alpini in congedo con la loro protezione civile. E qui abbiamo dei numeri anche qui molto importanti, perché abbiamo 350.000 alpini, più di cui 16.000 fanno parte della protezione civile. È una sperimentazione importante perché permette di dare al meglio quello che sia per chi è in armi, sia per chi è in congedo, con la formazione, con la preparazione, può esserci nel momento dell'emergenza. Una possibilità di più per quando ci sono calamità, per poter essere pronti e tempestivi nell'intervento.